una fetta di spiaggia! Quanto si sta bene in acqua! Ehi, Nobita! Dai, facciamo una gara per vedere chi arriva prima all'isola! Fermo, dove vai? Aspettami! Che cosa stai facendo? Ah, quest'anno mi piacerebbe finalmente imparare a nuotare. Perché non ti iscrivi in piscina allora? Perché è sempre piena di gente. Che cosa ne dici del mare? No, sono sicuro che fa ancora freddo. Sei davvero convinto di voler imparare? Se potessi andare su una spiaggia tropicale prenderei volentieri lezioni di nuoto. Ok, allora ti ci porto io. Dici sul serio? Nobita, bada alla casa mentre sono via. Uffa, hai sentito la mamma? Non posso più andare a nuotare. D'accordo, se sei davvero convinto porterò la spiaggia qui a casa nostra. Aspetta, aspetta, aspetta! Ora ritaglio una porzione da portare a casa. Come facciamo a portarla a casa? Con il coltello e forchetta 4D! Non ci credo, stai ritagliando l'oceano! No. Così dovrebbe bastare! Seconda fase! Ecco fatto! Guarda, l'ho estratta con l'aiuto della forchetta! Sembra una gelatina gigante! Un attimo, ora che ci penso, non è troppo grande per passare dalla porta! Tranquillo, la rimpicciolisco con la luce che riduce! Scotta la sabbia! Eh? Avevi dubbi? Ti ricordo che abbiamo portato una spiaggia tropicale! Ah, con i piedi in acqua va meglio! Eh sì! Che bello! Il nostro giardino è diventato una spiaggia! Ehi, ciao, Shizuka! Vieni, unisciti a noi! È una spiaggia tropicale, l'acqua è calda e bassa! Non corri il rischio di affogare! Però dovrei andare a mettere il costume! Ci penso io! Ti porto un camerino dove potrai cambiarti! Oh! Ah! Dall'altra parte del mondo è notte, quindi è perfetto! Prego, tanto è buio, non può vederti nessuno. D'accordo, grazie mille. Eh sì, è proprio buio, non si vede niente. Incredibile. Non fare il furbetto, non sbirciare. Questo posto è stupendo e l'acqua è calda. Siamo su una spiaggia tropicale. Che succede? Tutto bene? Qui si tocca, quindi non possiamo nuotare. Puoi fare qualcosa? Certo, nessun problema, porterò l'acqua più profonda. Adesso sì che posso nuotare? Anche l'acqua alta è piacevole. Iniziamo le lezioni di nuoto? Ora non mi servono. Vieni con me, ti insegno io, Nobita. Che cosa? Dici sul serio? Ora capisci perché ho tanta paura dell'acqua alta. Corri, Jump! Guarda, c'è una spiaggia a casa di Nobita! È fantastica! Coraggio, vieni, ti insegno a nuotare! Non importa, grazie, non imparerò mai! Vieni in acqua, facciamoci una bella vasca! Sei il solito cattivone, lo sai bene che Nobita non sa nuotare? Doraemon, prestami subito il coltello e forchetta 4D! D'accordo, va bene! Non scherziamo! Non vorrai imparare a nuotare alle cascate del Niagara! Vieni soltanto a darmi supporto! Ok! Che cosa vuoi fare? Zitto, guarda e basta! Eh? Non fare più niente di pericoloso. Questa volta lascia fare a me. Adesso ci riuscirò. Ragazzi, ecco a voi lo scivolo acquatico delle cascate del Niagara! È bellissimo!
sembra molto divertente. Che cos'era quella specie di salto? Ora vi faccio vedere io! Allora vi ho lasciati a bocca aperta? Oh? Continuo a non capire cosa vuoi dimostrarci. Adesso basta, smettila, Nobita. Nobita è sempre il solito. Dai, forza, vieni, cominciamo le lezioni di nuoto. Neanche per sogno, non mi piace nuotare. Preferisco sciare piuttosto. Ho deciso, voglio imparare a sciare, così il prossimo inverno sarò capace. Chi può sapere dove ci troviamo? Su un ghiacciaio. Ritagliamo la porzione e torniamo subito a casa. Doraemon, che cosa fai? Tu dovevi pensare all'altro lato. Aiuto! Doraemon, c'è un Non ti capisco, Nobita, che cosa vuoi dirmi, scusa? Guarda laggiù! Un orso! Sì, ho un'idea, usiamo la forchetta! Ce l'abbiamo fatta, bravo Doraemon! Meno male, pensavo fossimo spacciati! Dai, coraggio, andiamo! Ok, va bene! Sì, evviva, che bello! Non sai neanche sciare? Sei sempre il solito! Nobita, noi andiamo a sciare, vieni, ti insegno io! No, grazie, detesto sciare! Sei incorreggibile! Il guanto magico! Chissà come mai Nobita è in ritardo. Scommetto che il maestro l'ha messo ancora una volta in castigo. Oh, per favore, dai, non arrabbiarti, cerca di stare calma. Tranquilla, vado a cercarlo io. Uffa, non è giusto. Che cosa fai? Perché stai pulendo la classe da solo? Già nessuno e io mi hanno costretto a restare qui a fare le pulizie mentre loro sono andati a giocare a baseball. Sono davvero terribili. Devo fare qualcosa per dar loro una bella lezione. Certo, ci sono. Il guanto magico. Cos'è? Come funziona? Quando tocchi qualcuno con il guanto, automaticamente sarà costretto a prendere il tuo posto. Significa che la persona che verrà toccata farà le pulizie al posto mio? Esatto, proprio così. Hai già fatto la tua parte, perciò basta. Ora tocca a loro. Ci siamo? Siete tutti pronti, ragazzi? Devono fare il proprio dovere. Dai, cosa aspetti? Vai a toccare già negli altri. Volentieri. Toccato, toccato, toccato. No? Oh? Vanno a pulire e non potranno tornare a casa finché non avranno finito. Vediamo se ho capito. Grazie a questo guanto gli altri prenderanno il mio posto in qualsiasi situazione. Sì, ma per oggi basta così. Adesso ridammelo. Lasciamelo tenere ancora un po'. No, fidati del mio consiglio. Lo dico per il tuo bene, ridammi il guanto. Ti faresti prendere la mano e alla fine ti metteresti nei guai. Quando usi quel tono con me mi fai davvero arrabbiare. È mio, non te lo restituisco. No, torna qui. Torna indietro, ridammi subito il guanto. No, scordatelo, neanche per sogno. Toccata. Dammi il guanto.
Ecco a te, tieni, nessun problema. Grazie mille, signora. Ciao, mamma, sono tornato. Lobita! Dove sei stato fino a quest'ora? Sono qui per il pagamento. Toccato! Chi può sapere cosa hai combinato? Sarai stato messo di nuovo in castigo, non è vero? Mi scusi, signora, passo un'altra volta. Non voglio e non posso restituire un oggetto così utile. È un po' strano questo guanto. Ho avuto una splendida idea. Bene, è ora di fare i compiti. Ehi, Doraemon, puoi venire un secondo qui? Che cosa c'è? Toccato, ti ringrazio. Sono confuso, non so bene per quale motivo, ma devo fare i compiti. Quanto sei gentile, lo apprezzo molto. Nobita, puoi farmi una commissione? Certo. Come potrei dire di no alla mia mammina? Toccata! Ecco a te. Vado a fare la spesa. Ciao, ciao, io vado, divertiti. Ho deciso, vado a giocare da Shizuka. Eccoti finalmente. Vieni subito, Jung, ho trovato Nobita. Nobita, come hai osato? Fermati, torna subito qui. Dovevi punire la classe, invece hai obbligato noi a farlo. Avete cominciato voi per primi. Chiudi il becco, adesso ti do una bella lezione. Toccato. Ti rompo! Ciao Shizuka, sono io. Sono in giardino. Sono occupata, devo togliere le erbacce. E quando avrò finito, ho promesso a Dekisugi che andrò con lui in biblioteca. Ho capito, va bene. Ciao, Nobita, come stai? Scusami se ti ho fatto aspettare, Shizuka. Ciao, Dekisugi, eccoti. Se ti serve una mano, ti aiuto. Grazie, sei gentile. Guarda, sono tantissime. Ma non fa niente, nessun problema. Ho avuto un'idea. Buongiorno, signore. Deve essere molto pesante, glielo porto io. Aspetti un minuto. Scusa, Dekisugi, puoi venire un momento? Che cosa c'è, Nobita? Toccato! Grazie per esserti offerto, è un po' lontano. Ciao, ciao! Grandiosa è fatta! Adesso devo pensare alle erbacce. Certo, è la soluzione perfetta. Toccato! Quel gatto adora strappare le erbacce, è la sua passione. Lasciamolo divertire un po'. Sei sicuro? È un guanto fantastico, non trovi anche tu? Sì, però non sarebbe più giusto fare da solo i compiti. Per me no, anzi, continuiamo a usarlo. Come vola il tempo, è tardi, sono già le 6. Non importa, tanto non ho niente da fare. Dov'è finito, Nobita? Gli devi dare una bella strigliata quando ritorna a casa. Sì, sono d'accordo. Probabilmente saranno furiosi. Ma grazie al mio guanto andrà tutto bene. Aia, che dolore, mi sono fatto malissimo. Come stai? Tutto bene? Forza, alzati. Aia. Sono tornato. Dove ti hai cacciato, Nobita? Scusate, mi dispiace tanto. Eravamo così preoccupati per te, figliolo. Siamo felici che sei tornato sano e salvo. Entra, così chiudiamo e andiamo a dormire. Papà, mamma, per favore apritemi. Sono ancora fuori, fatemi entrare. Fame da lupi.
pesce alla griglia che hai preparato stasera è buonissimo. Sì, era delizioso. Ho finito anch'io. Cosa? Ma hai visto? Ha lasciato quasi tutto il pesce e le verdure. Un momento, dove stai andando? Avanti, vieni, forza, dura, non mollare! Sì, bravissimo! Nobita, quando ero piccolo mi raccontavano una storia che ora ti voglio dire. Nei giorni dopo che il Giappone aveva perso la guerra, devi sapere che non c'era più niente da mangiare. I bambini erano costretti a mangiare grilli ed erba. Ma è così, sei un campione! Erano tutti affamati e riuscivano a malapena a camminare. Oh no, guardate, stava per cadere! Per fortuna adesso abbiamo un sacco di cibo, quindi qual è il problema, papà? Ci siamo finalmente all'ultimo round! Nobita non sa quanto sia orribile soffrire la fame. Non ho ascoltato neanche una parola della storia. Forza, forza! Aspetta, papà! Nobita, guarda che ha perfettamente ragione. Il cibo è indispensabile nella nostra vita e bisogna imparare ad apprezzarlo di più. Sì, vai così! Non mi lasci altra scelta. Sono convinto che patire la fame per una volta ti servirà da lezione. Le caramelle saltapasto! Vedi, queste caramelle le usano gli atleti per tenersi in forma. Ti impediranno in ogni modo di mangiare un pasto. Tieni, prendine una. Ti ringrazio, magari più tardi. Evviva, che bella vinta! Aia, mi ha fatto male! Me ne vado, te le lascio qui, ciao! Ah, è stato un incontro magnifico! Ne assaggio una! Che buona! Quante cose buone sprecate! Per questo che sto mettendo su peso! Oh no! Ho dormito troppo! Devo correre a fare tardi a scuola! Nobita! Mangia almeno un pezzo di toast! Non ho tempo, mamma! Ciao! Come ho fatto a non pensarci prima? Ha mangiato una caramella e così ha saltato la colazione! Molto bene, in questo modo apprezzerà di più il pranzo! E questo gli insegnerà a mangiare più volentieri! Sono tornato. Com'è andata a scuola e com'era il pranzo? Buono? Non lo so, non ho pranzato. E per quale motivo? Scusa. Non ne ho idea, sono andato in bagno prima di mangiare. E all'improvviso. Che succede? Perché non si apre? C'è qualcuno! Sono rimasto chiuso dentro per un'ora. Che sfortuna, mi dispiace tanto. Mamma! Mamma! Ho tanta fame, cosa hai preparato di buono? No, la mamma è uscita. Ha detto che non sarebbe tornata prima di sera. Ha cucinato? No, non ha preparato niente, aveva fretta. Niente! Niente! Dove sono le confezioni di ramen? Scusa, a dire la verità, l'ultima l'ho mangiata io prima. Non c'è niente neanche in frigorifero! Rassegnati, aspetta l'ora di cena, ormai... Ma non posso aspettare così tanto! Dovrebbero esserci ancora 100 yen qui! È un'emergenza, userò i miei ultimi centesimi per comprare un panino! Come è chiuso? Questa è una tragedia! Cambio posto! Non posso permettermi niente! Sì, ho trovato! Questo supermercato ha tante cose! Oh no, uffa, questo non ci voleva! Ho tanta fame! Ehi, ciao, Nobita! Andiamo, vieni a giocare con me! Bene, almeno questo mi terrà distratto! Sì, ce l'ho fatta! Ho vinto di nuovo! Molto bene, si sta facendo buio! È quasi ora di cena! Ciao, devo andare! No, aspetta! Non ti lascerò andare via da vincitore! Giocheremo finché non vincerò io! Perderò di proposito, così potrò andarmene! Ho vinto di nuovo! Voglio giocare ancora! No, perché vinco sempre io? Ancora una partita!
Aumenta di nuovo! Giochiamo ancora! Finalmente libero, posso tornare a casa. Voglio mangiare qualcosa. Che profumino! Nobita, eccoti finalmente! Insomma, si può sapere dove eri finito! Fermati, il mio naso non è commestibile! Siamo quasi arrivati, tieni duro! Manca pochissimo, ti aiuto io! Sono tornato! Posso sapere dove sei stato fino a quest'ora, per favore? Cosa c'è per cena, mamma? Niente, ormai ho pulito la cucina. Tanto sappiamo tutti che non avresti mangiato nulla. Come hai potuto? Sei cattiva, io una famiglia Per caso hai preso più di 3 caramelle saltapasto? Ti prego, dimmi di no! Sì, ne ho prese 10, perché... Questo vuol dire che non potrai mangiare per 3 giorni di fila! Oh, stai scherzando, vero? Fatta scusa, dovrai mangiare! Non è così facile! Ti scongiuro, aiuta! Non ce la faccio più! Va bene, ci penso io, forse so come fare! Andiamo avanti di 4 giorni! La cena è pronta! Che meraviglia! Buon appetito! Fermo, non qui! Non possiamo permettere che qualcuno ti veda! Vieni con me! Coraggio, andiamo fuori! Sbrigati, è la tua occasione! Va bene! Finalmente si mangia! Che buono! Chi l'avrebbe mai detto che il cibo fosse così buono? Ora capisci quanto sia brutto avere fame? Sì, l'ho capito, non lascerò più niente nel mio piatto! Bravo! Dov'è finita la tua cena? Non lo so, mamma, io non l'ho toccata, devi credermi! D'accordo, allora dimmi chi l'ha mangiata! Visto che dici le bugie, fila a letto! Oh no, la mamma mi sta rimproverando! Adesso non preoccuparti del futuro, pensa solo a mangiare in fretta! Non è giusto, io ho fame! Ci risiamo! Sempre allegro e sonno.